Buongiorno a tutti e tra qualche minuto incominciamo il nostro webinar Caccia al tesoro d'Europa, i fondi europei per lo sviluppo di turismo, paesaggio e cultura. Sarà con noi il professor Davide Caocci. Vi do il benvenuto. Vedo già che una serie di iscritti si sono già collegati e in questi minuti che mancano all'avvio dell'incontro mi accerterò che la gran parte sia in grado di ascoltare e vedere correttamente. Provo a chiedere adesso, ricordo a tutti coloro che sono già attivi che il pannello di controllo vi consente di poter gestire le funzionalità della piattaforma e avete possibilità di ascoltare, di vedere le slide e di intervenire allorquando vi si darà la possibilità. Quando apriremo il dibattito o gli intervalli di dibattito, vi chiedo gentilmente se volete intervenire di cliccare sulla manina che trovate nell'icona al lato del pannello di controllo, alla sinistra del pannello di controllo, in modo tale da prenotarvi. Potete farlo già adesso in modo tale che vediamo la funzionalità e nello stesso tempo a chi mi chiede di intervenire, cioè a chi clicca la manina alla sinistra del pannello di controllo, io do la parola in modo tale che si possa verificare che voi ascoltate e vedete correttamente, nello stesso tempo che il vostro microfono funziona correttamente. Se qualcuno vuol provare, Manuela Angelone ha quindi attivo il microfono. Se Manuela, buonasera, vuoi intervenire? Manuela? Ci ascolti e ci senti correttamente? Manuela, non riusciamo ad ascoltarla. Vediamo se qualcun altro vuole intervenire. Può alzare la manina, così prendiamo confidenza con lo strumento. Manuela Angelone è in linea? Se vuole può intervenire. Ha l'audio attivato. Vorrei provare magari con Alessandra Fogar. Se Alessandra mi ascolta, se può darmi un feedback, se mi vede e mi ascolta correttamente. Alessandra, buonasera, ci ascolti e ci segui correttamente? Ho visto che hai alzato la manina, perfetto, hai l'audio aperto. Se vuoi salutarci così verifichiamo che l'audio funzioni correttamente. Buonasera. Buonasera, da dove ci ascolti? Perfetto, Buonasera da Cervignana del Friuli. ci ascolti e ci vedi correttamente? Sì. Benissimo, ok, grazie. Allora, quando vorrai intervenire, sai come fare, alzare la manina e quindi ti daremo la parola in ordine di priorità rispetto agli altri. Certamente. Ok, Fabio Bianchi, vediamo se ci ascolta e ci segue correttamente. Fabio Bianchi, se vuol salutarci. Fabio Bianchi, ci ascolta e ci segue correttamente? Sì. Sì, io l'ascolto. Mi ascolti? Ok, perché io non sentivo. Sto scrivendo Adesso ci qualcosa. Ok, sente bene? io sento bene e vedo bene, quindi per me è tutto a posto. Vede la prima slide del webinar, Sì, giusto? Caccia al assolutamente, esatto. tesoro, perfetto, ottimo. Grazie. Allora, se vuole intervenire con la manina dopo, potrà intervenire per brevi domande o un intervento. Manuela Angelone, ci ascolta, ci sente? Ci vede correttamente? Non riusciamo ad avere feedback, ma ci dice che sente bene correttamente. Perfetto, benissimo. E allora proviamo qualche altra. Ornella Molinaro, vediamo un po' se ci ascolta e ci vede correttamente. Ornella, buonasera. Ornella, forse ha qualche problema di microfono. Proviamo Stefania Sotgiu. Stefania, buonasera, ci ascolta e ci vede correttamente?
Stefania? Anche Stefania forse qualche problema. Oh, si è allontanata un attimo dallo schermo. È chiaro che purtroppo se non avete operativo il microfono abbiamo difficoltà a recepire live le vostre domande e quindi potete utilizzare, come qualcuno già ha fatto, sul pannello di controllo la funzionalità domande e quindi io cercherò di rispondervi poi quanto prima. Bene, vogliamo provare Michele Gianmarino, se ci ascolta e ci segue correttamente. Michele, buonasera. Buonasera, vi ascolto e vi vedo bene. Benissimo, ok. Molte grazie, ho visto che ha individuato la funzionalità della manina, quindi quando vuole potrà intervenire non appena apriamo il momento di confronto. Perfetto. Bene, se c'è qualcun altro con cui vogliamo fare qualche altra prova di corretta visualizzazione ed ascolto, vi chiedo di alzare la manina, come vi ho spiegato, in modo tale che posso darvi l'audio, come farò, ripeto, non appena avremo i momenti di dibattito. Ermanno Benedetti ha chiesto la parola. Buonasera, Ermanno. Sì, buonasera, vi sento bene e vi vedo. Benissimo, grazie. Da dove ci segui? Da Brescia. Perfetto, ok, a dopo allora. Grazie. Bene, do il benvenuto a quanti finora si fossero messi in collegamento. Vi ringrazio della partecipazione. Qualche minuto ancora e saremo pronti con il professor Caocci che vedete già online. E stiamo facendo qualche prova in attesa che si collegano gli ultimi iscritti. Siamo un po' tanti, quindi vi chiederò di essere pronti sull'interazione che mi auguro sarà efficace e produttiva per tutti quanti noi, sia in qualche sondaggio che avremo modo di fare, sia nella, appunto, la richiesta di vostre brevi interventi o domande che vorrete fare a margine del dialogo che attiveremo a breve. Fabio Bianchi, vogliamo vedere se funziona l'audio, se ci segue correttamente. Fabio, buonasera. Sì, buonasera, vi ascolto e vi sento correttamente, grazie. Benissimo, grazie ancora. E vediamo Silvano Facco. Buonasera Silvano, ci ascolti e ci vedi correttamente? Tutto molto bene, grazie. Perfetto, da dove ci segui? Da Padova. Benissimo, ok. Com'è il tempo lì? Che qui siamo con l'Italia un po' divisa dal maltempo. Io sono qui a Bari e oggi è grigio e non nevica più. Noi abbiamo raramente la neve, lunedì l'abbiamo, tra virgolette, goduta in tutti i sensi. E a Padova che tempo fa? Padova da questa mattina nevica, adesso viene giù abbastanza intensamente. Molto bene. Ok. Beh, grazie ai potenti mezzi della tecnologia, come vedete, noi ci siamo e speriamo di fare una bella ora di apprendimento insieme. A dopo allora, Silvano, buon proseguimento. Grazie anche a voi. E vediamo se c'è Luca Signori, vediamo se ci segue e ci ascolta correttamente. Luca, buonasera. E buonasera, mi sentite? Sì, perfetto. Da dove ci segui? Milano. Non ho sentito. Da dove? Milano. Perfetto. Milano. Ok, bene. Ok, allora dopo, se come ho ricordato, non so se eri già in collegamento, se c'è quando apriremo il dibattito, gli interventi, con la manina sarà possibile prenotarsi e quindi in ordine poi vi darò la parola. Ancora qualche minuto, do il buonasera a quanti si sono messi in collegamento da qualche minuto e provo a vedere se Nadia Poltronieri ci ascolta e ci segue correttamente. Nadia, buonasera. Nadia? Ho visto che ha alzato la manina, ho aperto l'audio, quindi può salutarci e dirci se ci segue correttamente. Nadia?
Nadia, ti ascolti correttamente? Si sente un fruscio, non so se vuol provare a intervenire. Nadia? Proviamo qualche altro partecipante. Proviamo Angelita Messina, vediamo se ci ascolta e ci segue correttamente. Angelita, buonasera. Angelita? Buonasera. Vuole provare a... Ah, ok, ci segue bene, forse non ha la funzionalità del microfono. Qualora qualcuno non l'avesse la funzionalità del microfono, sarebbe utile se riuscisse ad attivarla in modo tale che può prendere la parola non appena verrà data la possibilità. Quindi ecco, grazie. Buonasera. Perfetto. Ok, da dove ci segui? Da Catania. Benissimo, perfetto. Neve a Catania oggi? Assolutamente no, e non si può neanche parlare di freddo. Benissimo, perfetto. Allora dopo, quando vuoi, puoi prendere la parola. Noi siamo soliti darci del tu a questi webinar, io penso che sia ok per ciascuno di voi, anche perché siamo soliti lavorare in modo molto informale e molto cooperativo, quindi è un modo per sentirci tutti parte di un'esperienza di apprendimento che come Artessa Academy proponiamo oggi e nell'ambito del nostro ciclo di webinar del 2018, di cui questo è il secondo appuntamento. Ricordo che qualora qualcuno non avesse potuto seguire o non avesse avuto modo di conoscere l'attività che abbiamo fatto come primo incontro a febbraio sul tema del patrimonio dei beni culturali, la valorizzazione dei beni culturali, può chiederci la registrazione del webinar e saremo lieti di poter consentire di poterla seguire. Bene, allora, io penso che un po' di prove le abbiamo fatte, Davide è pronto e quindi do a tutti il benvenuto a questo webinar, che è il secondo di quest'anno, 2018, in continuità con il webinar precedente. Adesso cerchiamo di capire, abbiamo capito che il patrimonio culturale è una cosa fondamentale per l'Europa in termini di opportunità, di investimento e di crescita. Abbiamo anche visto che il 2018 è l'anno del patrimonio culturale. L'idea è stata quella di approfittare della presenza di Davide in Italia, ma volendo poi lo utilizzeremo, ritengo, anche dall'Argentina, non appena ritornerà al suo abituale luogo di lavoro, di poter approfondire il tema, anche perché c'era stata parecchia richiesta in questo senso, dei fondi europei che possono essere utilizzabili proprio per sviluppare iniziative nel nostro paese, che è uno dei più provvisti, diciamo così, e più con le carte in regola per competere proprio sul patrimonio, sulla valorizzazione del patrimonio culturale. Ricordo che l'anno europeo del 2018, dicevo che i fondi europei ovviamente sono tutti i fondi, oggi affronteremo un aspetto dei fondi europei, vale a dire i fondi diretti, perché come forse qualcuno di voi già sa, ci sono tutti i fondi dell'Europa, ma questo poi avrà modo di chiarircelo Davide probabilmente, fondi che vengono erogati indirettamente attraverso lo Stato nell'ambito dei piani operativi o nelle regioni nell'ambito dei POR, dei programmi operativi regionali. E allora io ringrazio tutti voi partecipanti e così sono in grado di dare il benvenuto agli ultimi che si sono collegati e ricordare che chi volesse potrà, con l'utility della manina, cioè cliccando sull'icona della manina posta alla sinistra del pannello di controllo, intervenire quando daremo la possibilità di farlo a tutti quanti voi. Do il benvenuto a Davide e gli lascio la parola per una breve presentazione.
Bene, grazie Ettore, buon pomeriggio a tutti i partecipanti a questo webinar. Per me è un grande piacere trovarmi qui con voi questo pomeriggio per parlare di questi temi per diverse ragioni. Prima di tutto perché ovviamente sono così uno dei, chiamiamoli, padri fondatori di quello che è di Artes, dell'associazione di promozione sociale da cui Artes è nata, che è Experience for You. E quindi poter condividere con le persone che stanno continuando questo progetto un momento di conoscenza, di condivisione su questi temi, per me è un piacere ed un onore. Secondariamente perché ovviamente questo è uno dei temi che fanno parte del mio core. Due parole, come diceva Ettore, per presentarmi e anche per dare modo a voi di capire chi vi sta parlando. Mi chiamo Davide Carocci, Ettore inizialmente mi ha chiamato professore, così gli è scappata la definizione. Ma perché? Perché tra le altre cose insegno in università e insegno relazioni internazionali e International Project Management. Quindi tutto quello che è progettazione con strumenti di finanza internazionale, a partire da quella finanza che è dell'Unione Europea a altri strumenti di altre organizzazioni internazionali. Accanto all'insegnamento universitario mi occupo di accompagnamento per imprese, ONG e governi sullo sviluppo di progetti di cooperazione internazionale e sviluppo locale. Quindi questo è un po' il quadro. In questo contesto, ovviamente, per Artes e per i webinar di Artes abbiamo pensato: perché non fare un focus su quegli strumenti che l'Europa offre per lo sviluppo, come abbiamo detto nel titolo di questa proposta, per lo sviluppo di turismo, paesaggio, cultura. Detto questo, chiedo a tutti, qualunque dubbio che sorga durante la presentazione, come ha detto Ettore, interrompete, fate domande, bloccatevi. Allo stesso modo, se parlo troppo velocemente, questo è un mio difetto e quindi cercherò di parlare più lentamente. E a questo punto entriamo subito nel vivo della trattativa, nel senso nel vivo del tema che ci tocca. Prima cosa, volevo dire a tutti quanti che avremo due momenti, uno intermedio e uno finale di chiarimenti e domande, in modo tale da concentrare, visto che dobbiamo rispettare i nostri tempi e chiudere per le 15:30, appunto tutti gli interventi, che chi si fosse messo in contatto solo adesso sappia che può chiedere di intervenire e quindi verrà aperto l'audio cliccando sull'icona della manina verde posta al lato sinistro del pannello di controllo. Visto che ho interrotto, poi ti lascio la parola, vediamo di capire, facciamo un breve sondaggio, questi sondaggi vi consentiranno di darci dei feedback molto utili per proseguire nel dialogo. Davide ha anche visionato un po' le domande che qualcuno ha già fatto nella scheda di iscrizione, però è importante partire già con questo primo sondaggio, se e chi di voi ha mai collaborato alla candidatura a scrittura di un progetto europeo. Se volete cliccare e scegliere una delle risposte, ovviamente si può votare solo una, siamo così, prendiamo confidenza su sistemi di votazione nell'ottica della prossima tornata elettorale di domenica. Un brevissimo sondaggio, vediamo se tutti quanti, se siamo veloci nei sondaggi guadagniamo tempo, se qualcuno può finire di rispondere, così qualche secondo chiudiamo il sondaggio e vediamo un po' così come stiamo messi. Bene, chiudiamo il sondaggio e i risultati sono questi. Sono un 76% addirittura di persone che non hanno mai collaborato o partecipato alla scrittura di un progetto europeo, e ha quindi il 24% sì, quindi un quarto circa ha partecipato. Bene, un'altra domandina che può essere utile fare, grazie della collaborazione e partecipazione, per
che aiuterà sicuramente Davide a personalizzare il più possibile la chiacchierata di oggi, è per quale finalità siamo interessati ad utilizzare fondi europei. Quindi se per realizzare investimenti materiali o per attività di interesse turistico da realizzare nel nostro territorio o per finanziare attività di ricerca, innovazione, progetti sperimentali, ovvero per scambi, visite di studio, come vedremo ci sono varie opportunità o altro. Vediamo se abbiamo possibilità di rispondere. Avete possibilità di rispondere anche a più di una di queste risposte. Vediamo un pochino. Chiedo la cortesia a tutti di poter chiudere quanto prima la selezione, in modo tale da condividere anche insieme i risultati di questo sondaggio. Bene, grazie della collaborazione. E allora chiudo il sondaggio. Qualche ultimo secondo. Ciao. Chiudiamo il sondaggio e condividiamo i risultati. Che chiedo a Davide di commentare, e quindi con questi due feedback molto interessanti di tutti quanti noi, ritengo che possa introdurci nel tema del giorno. Grazie. Grazie, grazie Ettore, grazie a tutti. Sì, interessante, interessanti i dati, i risultati, perché se da un certo punto di vista mi aspettavo un dato di questo genere, dall'altro forse speravo in un dato diverso, nel senso che purtroppo la mia esperienza in Italia mi porta a dire che sono pochi gli operatori di qualunque livello che conoscono e hanno utilizzato gli strumenti dei programmi europei. Dall'altro, ovviamente, più passa il tempo, più spero, ed è una speranza che purtroppo è sempre più vana, spero che aumentino. Quindi spero sempre che siano di più le persone che si siano avvicinate e abbiano utilizzato questi strumenti, e purtroppo invece da anni il dato è sempre lamentabilmente basso, quindi sono sempre poche le persone che purtroppo usano questi strumenti. Entriamo nel vivo. Questa foto non è autoreferenziale o di propaganda politica personale, ma è semplicemente per presentarmi e perché così e anche per promuovere questo termine, lo Sherpa. Vi ho detto che io mi divido tra la libera professione, quindi l'accompagnamento e la docenza. E la figura dello Sherpa mi è sempre piaciuta come figura che veramente accompagna in un cammino. Perché poi quello che facciamo noi, cercando di sviluppare quelle potenzialità intrinseche di imprenditori, di amministratori locali, di persone che lavorano nel terzo settore, accompagnarli per sviluppare le proprie capacità, per elaborare nuovi progetti, per ottenere eventualmente anche risorse ulteriori grazie ai finanziamenti europei, è un cammino, è un lavoro che si può avvicinare molto. E quindi questo termine a me è sempre piaciuto e mi faceva piacere in questa occasione condividerlo con voi. Detto questo, il mondo, abbiamo detto, entrare nel fare una caccia al tesoro europeo. E qui abbiamo una mappa del tesoro, perché purtroppo, e uso questo termine volutamente, purtroppo il mondo delle risorse economiche a disposizione di tutti è un po' un'avventura e a volte per andare alla caccia di questo tesoro avremmo bisogno non solo di una mappa del tesoro un po' come questa, ma
avremo anche bisogno un po' delle capacità di antichi pirati e anche dell'audacia di antichi pirati, cosa che spesso non abbiamo. E allora per questo qual è invece il contesto in cui ci muoviamo? Allora, prima cosa dobbiamo avere presente questo. Il contesto attuale dell'Unione Europea, dopo il fenomeno dell'uscita del Regno Unito dall'Unione, il contesto è quello dato da 27 Paesi membri, quindi 27 soci che sono alla pari. Prima cosa che dobbiamo intendere. In questi 27 Paesi giocano, vivono, operano più o meno 450 milioni di abitanti. 450 milioni di persone. All'interno di questo contesto, quindi 27 Stati membri, ci sono diversi in maniera diversa, in maniera a volte a macchina questa carta, da diversi interventi economici. E quindi qui adesso poi vedremo anche la differenza. Qualcuno potrebbe già dare così un occhio o quantomeno accendere la sua attenzione per questo colore arancione acceso delle regioni del sud Italia e della Sicilia, così come di questo giallo intenso di due regioni italiane che si trovano agli antipodi, e ovviamente questi colori potrebbero anche nella testa di chi non si occupa da vicino di fondi europei denotare un'attenzione più marcata, ma adesso lo vediamo. La prima cosa da sapere è che comunque il territorio interessato è tutto questo. Perché dico questo? Perché questo ci dà l'idea anche della concorrenza. La concorrenza con la quale dobbiamo misurarci è quella di 27 paesi membri e 450 milioni di abitanti. E questo è un fattore importante, che però non deve scoraggiarci. Le risorse disponibili, quindi il vero e proprio tesoro che l'Unione Europea mette a disposizione di tutti questi 450 milioni di abitanti, sono circa, così tagliando con le cesoie il bilancio dell'Unione, circa 900 miliardi di euro per il periodo che si chiama quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Allora, fermiamoci un attimo già su questo dato. 900 miliardi di euro per un periodo di 7 anni, 2014-2020, che però qualcuno potrebbe dire, sì Davide, però siamo già al 1 marzo 2018, quindi l'orizzonte temporale che abbiamo davanti si è veramente accorciato. Quanto resta a disposizione di questi 900 miliardi di euro? E ovviamente una domanda di questo genere a me viene subito da rispondere. È vero, siamo quasi alla fine di questo periodo di programmazione economica, siamo a due anni, poco più di due anni dalla fine di questo periodo di programmazione economica, e ovviamente in questi due anni, per questi due anni, quello che resta di questi 900 miliardi di euro è ben poco. Detto questo, però, andiamo avanti, perché anche poco di 900 miliardi di euro, uno può fare due conti e dire, però, è abbastanza. Però, ripeto, questa è la dotazione complessiva del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, vale a dire tutte le risorse economiche che l'Unione Europea ha messo a disposizione per tutte le sue politiche in questi sette anni. Come accennava Ettore, i finanziamenti che l'Unione Europea offre ai cittadini, alle aziende,
alle organizzazioni, sono di diversi tipi. E qui ovviamente presento le macro categorie, vale a dire ci sono i finanziamenti indiretti, i finanziamenti diretti e i prestiti che però per noi operatori poveri, concedetemi il termine, il prestito non è mai uno strumento amico, perché ovviamente, come dice il nome stesso, il prestito ha essere, mentre il finanziamento indiretto o diretto è a fondo perduto. E quindi ecco perché ve lo propongo come categoria accademica, però lo metto tra parentesi e in questa occasione non lo prenderemo in esame. Per quanto riguarda le altre due categorie, invece, l'interesse degli operatori e nostro in questo caso è di primo ordine. E allora, per quanto riguarda i finanziamenti indiretti, quelli che, come accennava Ettore, si chiamano così perché passano dall'amministrazione centrale delle istituzioni europee, quindi dalla Commissione europea, passano agli stati nazionali e dagli stati nazionali passano alle articolazioni territoriali dei governi locali. Quindi in Italia passano dalle istituzioni europee al governo centrale di Roma e dal governo centrale di Roma alle regioni e in alcuni casi precedentemente alle province e ai comuni. Adesso ovviamente molto meno alle province, eccetto le province autonome di Trento-Bolzano e in alcuni casi ai comuni. Quello che è interessante per noi conoscere è che formalmente, anche all'interno dei finanziamenti indiretti, che per l'Italia rappresentano un tesoretto di 490, quasi 491 milioni di euro, che non è, anche qui, non è tantissimo, però è un budget molto importante. Stavo dicendo che in questi 491 circa milioni di euro non esiste un finanziamento esplicito per il turismo. Vale a dire, non esiste una linea di finanziamento a sostegno propriamente dello sviluppo del turismo. Però che cosa esiste all'interno del PON, che è il Piano Operativo Nazionale? Esiste questo capitolo cultura e sviluppo. Quindi il PON cultura e sviluppo per il 2014-2020 ripropone agli operatori 490,9, quindi 491 circa, milioni di euro per finanziare che cosa? Per finanziare interventi di rafforzamento delle dotazioni culturali con un 73,4% della dotazione e l'attivazione di potenziali territoriali per un 23,2%. Lasciamo perdere l'assistenza tecnica che è un 3,4% che solitamente si riferisce a progetti condotti dalle amministrazioni locali per sostenere i progetti di rafforzamento e di attivazione. Quindi abbiamo comunque un 96% circa di queste risorse, quindi ingenti risorse, che vengono finanziate in parte direttamente dall'Unione Europea attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e in parte da un cofinanziamento nazionale. Quindi 491 milioni di euro che sono veramente fondi importanti, ingenti, che passano attraverso il governo centrale alle regioni che abbiamo visto prima in colore arancione, quindi del centro-sud Italia. Altro capitolo invece più propriamente europeo sono quelli che si chiamano finanziamenti diretti. Perché diretti? Perché a differenza dei precedenti, questi vengono gestiti direttamente dalle istituzioni europee e in particolare dalla istituzione europea, quindi
diciamo, la mamma delle istituzioni europee, che è la Commissione europea. In questo caso, ovviamente, un piccolo flash, un piccolo richiamo su che cos'è l'Europa, lo sappiamo, o lo dovremmo sapere tutti. Le istituzioni europee ovviamente sono quelle amministrazioni che da Bruxelles, da Strasburgo, da Lussemburgo, però nel caso della Commissione da Bruxelles, gestiscono le politiche europee. Quindi queste risorse economiche vengono gestite direttamente da Bruxelles attraverso, in alcuni casi, alcune agenzie che sono nei Paesi membri, ma il rapporto è diretto, non vi è un intermediario nazionale, quindi non si passa attraverso il governo del Paese membro. Cosa comporta questo? Comporta che, ovviamente, chi desidera utilizzare finanziamenti di questo genere deve interfacciarsi direttamente con Bruxelles, con la Commissione europea, con tutto quello che ne consegue, ma che vedremo dopo, ma in prima battuta deve cambiare atteggiamento mentale. Perché? Perché la relazione è sempre con una pubblica amministrazione, ovviamente, ma non è con un ministero italiano, non è con il Ministero dello Sviluppo Economico a Roma, non è con il Ministero dei Beni Culturali, non è con il Ministero delle Finanze italiano, è con una pubblica amministrazione sovranazionale che è anche situata in una località diversa, con una mentalità diversa. E questo lo dico perché a volte per gli operatori italiani questo è un ostacolo, nel mio caso, nella mia esperienza, invece è un sollievo, perché relazionarsi con la Commissione di Bruxelles, nella mia esperienza, è sempre stato più facile che relazionarsi con un ministero romano. Ci siamo? Ci sono domande, dubbi? Ettore, man mano che tengo le domande io le raccolgo, cioè darò poi fra un pochino la parola, possiamo andare avanti. Perfetto. Così diciamo un pochino quello che occorre fare sostanzialmente, da quello che mi dici, per conoscere quando ci sono dei bandi di questi finanziamenti diretti, su quali programmi e come occorre poi predisporsi e interagire per poter candidare un progetto. Certo, infatti, parlando di finanziamenti diretti, in questa slide ho presentato alcuni dei nomi di programmi che possono finanziare progetti in ambito turistico e quindi che possono interessare le persone partecipanti a questo webinar. Perché nomi così strani? E perché in nessuno di questi item che vi presento trovate il termine turismo? Caspita, uno dice, stiamo partecipando a un webinar sulle le risorse economiche dell'Europa per il turismo e qui non vedo turismo. Perché purtroppo, come per i finanziamenti indiretti, il turismo non è uno dei capitoli propriamente esistenti per i finanziamenti indiretti, ma si possono finanziare progetti di turismo attraverso il capitolo di cui parlavamo prima, anche per i finanziamenti diretti, quelli gestiti direttamente dalla Commissione europea, non esiste un capitolo turismo. Perché? Perché il tema, la materia turismo, è una materia di competenza nazionale, propriamente detta. Nonostante questo, quindi nonostante il turismo sia una competenza delegata ai governi nazionali, nonostante questo, l'Unione Europea ha una infinità di programmi, quindi un'infinità di strumenti finanziari che possono finanziare, che possono promuovere, che possono sostenere progetti inerenti al settore turismo. Ripeto, due parole che sono chiave in questo mondo dei finanziamenti europei e con le quali dobbiamo iniziare a familiarizzarci: programmi e progetti.
I programmi sono i contenitori, le borse sono i sistemi che l'Unione Europea utilizza per finanziare le iniziative nei singoli paesi membri. I progetti sono invece le realizzazioni, le proposte di realizzazione che nei singoli paesi membri si chiede di finanziare per creare qualcosa di nuovo. Quindi il programma è Europa Creativa, per esempio, il programma è Erasmus, il progetto è quella iniziativa che ciascuno di noi può presentare all'Unione Europea per essere finanziata e poi realizzata nei nostri territori. Perché dico questo? Perché è bene capire già questo. Un progetto di promozione turistica può inserirsi anche in programmi che non sono propriamente di sviluppo turistico. E uno degli esempi che qui abbiamo è per esempio LIFE, questo, che è il programma per l'ambiente e per il clima. Un programma, quindi un contenitore, uno strumento di finanziamento meraviglioso che l'Unione Europea ha avviato da molti anni per la ricerca, per la promozione, per il contrasto ai problemi del medio ambiente e per tutto quello che riguarda attualmente anche il cambio climatico, ma che non solo finanzia la ricerca pura, ma finanzia anche interventi, per esempio, per un turismo ambientale di stampo nuovo, di stampo innovativo. E quindi già in altri paesi europei, purtroppo non in Italia, con il programma LIFE sono stati finanziati progetti di ecoturismo sostenibile. E questo è solo un esempio. L'altro esempio è quello di cui avete parlato nello scorso webinar, vale a dire l'anno europeo del patrimonio culturale, che è il 2018, che anche questo è stato un programma aperto per finanziare iniziative di promozione del patrimonio culturale in Europa quest'anno e che ovviamente ha visto la possibilità di finanziare anche interventi in campo turistico. Altro programma che immagino molti dei partecipanti a questo webinar conoscano è l'Erasmus. Erasmus, che tutti noi conosciamo come programma di interscambio per studenti universitari, ma che da diversi anni si è ampliato e l'Erasmus non aiuta più solamente lo scambio di studenti e docenti universitari, ma aiuta anche lo scambio, per esempio, di operatori dell'impresa, di operatori di tutti i settori dell'impresa e io dico, perché no, anche operatori del settore turistico che vogliono vivere un'esperienza di intercambio in altri paesi europei. E quindi anche Erasmus è un programma che può essere utilizzato. Come può essere utilizzato, e qui forse qualcuno che conosce il mondo dei programmi europei già ha avuto modo di conoscere in questi ultimi anni, è il programma Horizon o Orizzonte. Horizon, Horizon o Orizzonte, secondo la versione linguistica che si vuole scegliere, è un programma meraviglioso che è partito nel 2014, che finanzia tutto quello che prima veniva finanziato con il piano di ricerca e sviluppo, ma che dal 2014 si è ampliato ed è diventato una ricerca e sviluppo, a me piace dire, integrale, e quindi non solo ricerca e sviluppo tecnologico, non solo ricerca e sviluppo scientifica, ma ricerca e sviluppo in ogni ambito della creatività e della iniziativa umana. E quindi anche una ricerca e sviluppo per un'impresa nuova, intelligente, per processi nuovi di produzione e di offerta di servizi. E quindi anche in questo caso progetti di ricerca e sviluppi nuovi in campo turistico, in campo ricettivo, in campo di condivisione del beni architettonici, del paesaggio e di quello che ogni territorio ha.
Quindi anche Horizon ha in sé la possibilità di essere utilizzato come uno dei programmi per finanziare il turismo. Tutti questi nomi io li lascio qui, poi dopo cercheremo anche di capire dove andare a prendere le notizie di tutto questo, perché fino adesso sono tanti nomi, tanti dati, qualcuno potrebbe dire un caos incredibile, e non nascondo che a volte può sembrare. Detto questo, iniziamo a entrare più dentro. Più dentro la veramente... Visto che hai citato tutta una serie di opzioni già, magari facciamo proprio 5 minuti se ci sono dei chiarimenti, domande per chiarimento o per specifiche richieste rispetto a quello che è stato detto sinora, poi passiamo alla seconda parte del tuo intervento. C'era Manuela Angelone che ha chiesto la parola, chiedo a chi vuole intervenire di cliccare sulla manina in modo tale che do la parola. Prego Manuela, si prepara Angelita Messina. Manuela? Manuela, ci senti? Non riusciamo a sentirla e allora do la parola ad Angelita Messina. Prego. Sì, grazie. E come si chiama esattamente Erasmus? Volevo solo segnare il nome per le imprese. Ah, è sempre, il programma è sempre Erasmus, Erasmus Plus. È sempre Erasmus e se tu prendi il programma Erasmus, ovviamente ha le diverse declinazioni, diversi obiettivi e sottoobiettivi e ovviamente anche le diverse call nei diversi mesi dell'anno per i diversi obiettivi. Ovviamente l'Erasmus classico, quello per lo scambio universitario, avrà una call, l'Erasmus per gli imprenditori un'altra call e così via. Però il programma è sempre Erasmus. Perfetto, grazie. Se c'è qualcun altro che vuole intervenire, si può cliccare la manina. E nel frattempo ricordo che comunque tutte le slide che Davide ci farà vedere saranno poi inviate a tutti voi partecipanti per email. Non so se Manuela Angelone è adesso operativa. No, e allora Ornella Molinaro ha chiesto di intervenire. Prego Ornella. Ornella? Ornella può intervenire. No. E allora magari poi vediamo se nella seconda parte, al termine della seconda parte, poi possiamo raccogliere ulteriori richieste. Ok, Davide, a te la parola. Grazie mille. Ripeto, come anche ha detto Ettore, qualunque dubbio o domanda, mettetevi, alzate la manina e fate le domande. Mi rendo conto che i tempi di un webinar sono stringati e l'obiettivo mio e nostro è veramente quello di cercare di dare più informazioni, ma più che informazioni, perché mi rendo conto che in un'ora le informazioni che si danno sono veramente alluvionali e quindi sono più dei flash, sono tanti flash che poi tramite le slide uno può cercare di ricucire, di andare a cercare ulteriori informazioni. A test con Experience for You ci si può risentire e continuare ad andare avanti. Detto questo, chiedeva di cosa si occupa i destinatari, vale a dire di tutti questi programmi, di tutte queste risorse, chi sono i veri beneficiari, vale a dire a chi si rivolge l'Europa. Abbiamo detto prima che l'Europa è questo. Davide, non ti sentiamo più. Se vuoi provare a chiudere il video, così c'è una migliore ricezione dell'audio. Pronto? Sì, adesso ti sento. Davide? Pronto?
Sì, puoi parlare, allora forse è meglio, c'era qualche Ettore, mi problema sentite? di video. Sì, adesso ti sentiamo bene, puoi proseguire. Mi senti, Ettore? Sì, molto bene. Molto bene, puoi proseguire. Perfetto. Perfetto, perfetto. Allora, stavo dicendo, se abbiamo detto che formalmente questa serie di strumenti si rivolgono, si aprono ad un contesto che è di 27 paesi membri, 450 milioni di persone, chi sono i veri destinatari? Vale a dire chi può pensare di attingere a queste risorse? Ma allora, proprio per offrire una categorizzazione più che generale, possiamo dire che destinatari primi sono gli enti pubblici e gli enti privati, con e senza finalità di lucro. Quindi, da questa definizione molto generica e generale e molto tagliata con l'accetta, qualcuno potrebbe dire: bene, allora tutti possono quantomeno pensare di ottenere dei finanziamenti europei, enti pubblici, enti privati, con e senza finalità di lucro. Allora, in me ovviamente si risveglia il professore. Qualche problema con la linea, Davide? Davide, ci sei? Puoi riprendere? Non ti sentiamo. E mi avete perso? Sì, adesso va bene, adesso si sente correttamente. Ah, chiedo scusa. Pronto? 1, 2, Sì, 3, mi vai, puoi sentite? proseguire, adesso si sente bene. Mi senti, Ettore? Sì, vai Davide, prosegui, si sente bene adesso. Ah, grazie. Allora, quello che dicevo, manca la persona fisica. Quindi quello che dobbiamo ricordare quando pensiamo a un progetto europeo è che la persona fisica non può essere personalmente destinataria di un finanziamento. Quindi l'unico soggetto che non può presentare un progetto è la persona. I destinatari devono essere enti pubblici o privati, con e senza finalità, o senza finalità di lucro. Cosa significa questo? Significa che un'impresa, un'azienda può essere destinataria di un finanziamento europeo. Un ente pubblico può essere destinatario di un finanziamento europeo. Una organizzazione non lucrativa come un'associazione, in molti casi, può essere destinataria di un finanziamento europeo, e così via. Quindi, ente pubblico o privato, bisogna avere una soggettività giuridica diversa dalla personale, quindi non si può essere persone fisiche. Detto questo, ovviamente le procedure, e qui ci incontriamo con uno degli scogli più grandi per presentare un progetto europeo che voglia avere come finalità, che voglia avere la pretesa di ottenere un finanziamento. Perché? Perché se la prima fase, l'idea, immagino che sia la fase più partecipativa, la fase più coinvolgente, la fase che chiunque di noi ha vissuto, quindi avere un'idea. Ah, che bello, io voglio creare questa cosa, voglio avviare un'azienda di turismo nella piana di Gioia Tauro dove vivo e voglio che da qui possa ricevere centinaia di migliaia di turisti stranieri. Da qui voglio portarli a vedere i tesori, le ricchezze dell'interno della mia terra. Se l'idea ce l'abbiamo, a volte è difficile invece passare dall'idea al disegno del nostro progetto. Vale a dire rendere razionale, rendere condivisibile l'idea di progetto e poi ovviamente trasporla in quello che è
risposta a una call bando. Che cos'è la call? In poche parole, la call, ecco perché uso i due termini inglese e italiano, è quello strumento, quel documento che la Commissione europea pubblica per dire: attenzione, all'interno di questo programma abbiamo a disposizione queste risorse economiche e tra 3 mesi potete presentare delle proposte di progetto per ottenere finanziamenti. La call quindi è il vero e proprio bando, la chiamata per presentare idee di progetto per ottenere finanziamenti. Queste prime 3 fasi di lavoro, l'ideazione, il disegno e la risposta alla call, al bando, sono 3 fasi fondamentali della procedura per ottenere un finanziamento europeo, ma sono talmente fondamentali che troppo spesso noi italiani le sottovalutiamo. Ci dedichiamo poco tempo, poca professionalità e per queste ragioni spesso non otteniamo i risultati desiderati, vale a dire non riusciamo ad avere il finanziamento ricercato. Una volta che si presenta la proposta di progetto alla Commissione europea, poi iniziano altre 3 fasi importantissime, fondamentali, ma sulle quali noi non abbiamo possibilità di intervenire, vale a dire la presentazione, una volta che il progetto è stato presentato, la valutazione del progetto da parte della Commissione europea e l'eventuale sua approvazione da parte delle istituzioni. Quindi presentazione, valutazione, approvazione sono automatiche e non dipendono da noi. Forse la presentazione dipende da noi, nel senso che fisicamente, materialmente, dobbiamo depositare la nostra idea di progetto alle istituzioni europee. Poi la valutazione e approvazione ovviamente seguiranno l'iter amministrativo della Commissione. La ultima fase, la più importante, la più cruciale, poi è quella della realizzazione, vale a dire realizzare, porre in pratica, concretizzare tutto ciò che abbiamo presentato nella nostra idea di progetto. In tutto questo, ovviamente, l'intervento tecnico è fondamentale. Perché? Perché se un operatore del turismo, ovviamente, sa tutto di turismo in Basilicata, Davide, non ti sentiamo più. Davide? Davide, ti abbiamo perso, non so se vuoi provare a riattivare almeno l'audio o il video. Chiedo scusa per questi inconvenienti tecnici. Davide? Davide, ci senti? Abbiamo qualche problema con Davide. Davide? Davide, puoi riprovare l'audio? Non ti sentiamo. Davide? Chiedo scusa, abbiamo qualche problema nel frattempo, non so se Davide è in ascolto e spero che possa risolvere il problema audio perché al momento non lo sentiamo, se vuol provare a farsi sentire. Ci sono 2 domande, di cosa si occupa Europa Creativa e a chi rivolgersi per redigere un progetto. Davide? Davide? Abbiamo difficoltà a... Eppure è collegato, adesso non so se c'è qualche problema.
Davide? Non ti sentiamo più. Puoi scorrere le slide così mi dai un segno che perlomeno mi ascolti, salvo capire come proseguire questo webinar nell'ultima, questi ultimi 20 minuti che ci separano dal termine. Davide? Chiedo scusa un attimo, adesso provo a chiamarlo telefonicamente, se chiedo di rimanere in collegamento, chiedo di rimanere in collegamento tutti, un attimo solo. Vi chiedo scusa, ci sarà un'interferenza, comunque stiamo provando a riattivare il collegamento con Davide da Milano, vi chiedo umilmente scusa e un po' di pazienza, vediamo se adesso si riattiva l'audio. Nel frattempo, se ci sono delle domande, chiedo di farle attraverso l'apposito tool del pannello di controllo, come qualcuno già sta facendo. Qualcuno chiede se è previsto un attestato di frequenza del webinar. O sì, voglio dire, possiamo inviare un'attestazione che si è partecipato al webinar. Non solo, ma poi c'era l'idea, siccome qualcuno ci aveva chiesto eventualmente di organizzare anche un corso online su come fare progetti europei, perché ovviamente questo webinar ha solo una funzione così informativa di dare un quadro generale e introduttivo alla materia, che come abbiamo iniziato a vedere è abbastanza articolata e molto e chiede approfondimenti su vari fronti, sia sull'ordine sia sul fronte della informazione che sul fronte delle competenze progettuali e poi della specifica conoscenza di diversi programmi e di come redigere un progetto secondo criteri di progettazione, quali sono quelli che in genere per tutti i progetti di fondo sociale e di a finanziamento diretto l'Europa richiede dal punto di vista di analisi strategica, strumenti operativi, strumenti di monitoraggio e valutazione e quant'altro. Proviamo a vedere se si riesce a collegare Davide, altrimenti saremo costretti a riaggiornare il webinar per l'altra seconda parte in un'altra occasione ve ne daremo notizia. Vediamo se riusciamo a riattivare la connessione. Un po' di pazienza.
Allora, stiamo vedendo se riusciamo ad attivare il collegamento. Sicuramente lo riproporremo se qualcuno di voi sarà costretto ad andare via. Poi adesso vediamo un pochino come interagire. Evidentemente c'è un problema di linea dal collegamento di Milano. Sicuramente inviamo le slide, qualcuno ce lo chiede, l'avevo già detto. Con Alessandra poi vedremo come metterci d'accordo per capire come fruire del webinar, se dovesse lasciarci a breve. E nel frattempo vediamo se si riesce a collegare Davide e a sforare di una ventina di minuti. Purtroppo la prima volta che dopo tanti webinar che abbiamo fatto, ormai sono 2 anni, abbiamo questo problema, è indipendente dalla nostra piattaforma. Ok, purtroppo non riusciamo a collegarci, a questo punto io vi ringrazio della partecipazione. E vi darò nel giro di qualche ora contezza di quando possiamo riaggiornare il webinar in modo tale da continuare la lezione che Davide aveva preparato. È arrivato a metà della nostra chiacchierata. Vi chiedo ancora scusa e avrete una comunicazione su quando praticamente replichiamo o aggiorniamo il webinar in modo tale da completare quanto ci eravamo proposti di fare questa sera. Un grazie ancora a tutti e arrivederci, buona serata.